Benvenuti, bentornati a tutti quanti al consueto spazio domande e risposte del mese di settembre. Sì, lo so, questo mese ne avete già visto uno, lo so. Però quella era la risposta al sondaggio, questo invece è il consueto domande, spazio e risposte. Le domande sono, come al solito, una ventina, selezionate per evitare un video lunghissimo, ma andiamo comunque svelti. Ok, iniziamo. Domanda numero 1 di Luca Becatti. Io ho un Wolfman Sony modello VM4 da riparare. Dove posso portarlo? Penso sia un problema di cinghia. Se è un problema di cinghia, cambiala tu. Difficilmente trovi un posto dove puoi portarlo. Ordina su internet un kit di cinghie e lo vai a sostituire. I tre dell'Odus, nel video della radio a valvole GPC, in che stato è l'elettronica? Magari è stata guardata non recentemente. Spero che non ci siano valvole cinesi. So che possono dare problemi. Non l'ho aperto. Funzionava così bene che, come sempre, non sono stato ad aprirlo e comunque l'ho già venduto parecchio tempo fa. È possibile caricare un video riguardo come rimuovere la muffa dalle videocassette? Questa è una cosa che mi è stata chiesta anche altre volte, caro Melvin, e la risposta è sì, quando mi capiterà una videocassetta muffita, perché le mie cassette, che sono tenute sempre molto bene, la muffa non ce l'hanno. Bisogna che ne arrivi qualcuna già muffita di qualcun altro per fare questo video. Comunque, sicuramente, quando capiterà l'occasione, lo farò. Carmine 090, nel video delle serrature, mi chiede: non ho capito bene come hai fatto a smontare il marsupio, dovrei cambiare il portastereo. Allora, il marsupio è fissato di lato con due placchette di plastica che sono avvitate con tre viti alla carrozzeria. Si svitano quelle tre viti, le placchette si inclinano in avanti e arrivano nello spazio della portiera, ovviamente con le portiere aperte, si sfilano lateralmente e il marsupio viene giù tranquillamente. Riccardo 298, per curiosità, ogni quanto cambi l'olio? Io l'olio lo cambio tutti gli anni prima di partire per le vacanze, indipendentemente dai chilometri che la macchina ha fatto. Tenete conto che la mia macchina passa la vita in garage, di conseguenza fanno 5, 6, 7 mila chilometri all'anno, difficilmente si arriva ai 10.000. E quasi tutti questi chilometri vengono fatti nel periodo estivo, quando vado in vacanza. Durante il resto dell'anno la macchina di solito non viene utilizzata, perché abito molto vicino al lavoro, quindi non la uso più per andare al lavoro come facevo anni fa. Quindi non lo faccio in base ai chilometri, ma in base agli anni. Una volta l'anno l'olio lo cambio. Sempre Carmine 090, nel video del pistoncino del bagagliaio, mi chiede: ciao, non mi si apre la portiera, qualche consiglio? Smonta il pannellino interno della portiera e vedi il leveraggio della serratura, cos'ha che non funziona. Fabio Marchetti: ciao caro, io ho il tuo identico problema e il tuo identico PC. Ti sarei molto grato se mi potresti mandare il link di Amazon, perché non so capire quale batteria sia giusta per il mio Asus N552B, che non è questo ovviamente perché è un ThinkPad, ma è l'altro mio computer. Sì, sono andato a ricercare il link per acquistare la batteria, andando a prendere i miei ordini. Purtroppo quel link non è più attivo, cioè quella batteria non è più ordinabile, cioè, nonostante funziona benissimo, ce l'ho su da un annetto, bisogna cercarne un'altra. Comunque su Amazon si trovano ancora, purtroppo non si trovano più a 19 euro, però chissà, magari col Black Friday, chissà. Psycho: ma si può usare il cavo S-Video per acquisire VHS solo se il videoregistratore ha un'uscita S-Video nativa e quindi non processa insieme luminanza e crominanza, ma separatamente? Sono molto rari, ad esempio quello della Samsung che ho io, Professional, che avete visto qualche volta, quello ce l'ha l'uscita S-Video, anche l'ingresso S-Video, ma normalmente i videoregistratori VHS funzionano soltanto in videocomposito. Giuseppe Gasbarini: buongiorno, che tipo di combo devo prendere per riversare VHS a DVD? Alcuni fanno il contrario, la maggior parte fanno il contrario, non lo fanno affatto, funzionano indipendentemente. Devono essere di quelli che hanno il DVD recorder all'interno, cioè che la parte DVD sia in grado di registrare, anche se ormai nel 2019 che senso ha più fare DVD dalle cassette? Acquisisci direttamente in digitale con una scheda video, che tra l'altro costa molto molto di meno. Carmine 090, che è ormai protagonista di questa puntata, nel video della marmitta mi chiede: la mia si è bucata, conviene cambiarla tutta o solo l'ultima parte? Dipende in che stato è la parte non bucata. Io ho cambiato solo l'ultima parte perché mi è rimasto in mano il terminale, ma il resto del tubo era sano. Gennaro Esposito: ho un impianto hi-fi con l'amplificatore che è guasto, come posso utilizzare la piastra del lettore a cassette? L'uscita del lettore a cassette si può collegare a qualunque amplificatore? L'impedenza non influisce? Sì, non è un giradischi, si può collegare a qualunque amplificatore. Comunque anche i giradischi si possono attaccare a qualunque amplificatore, purché abbiano un ingresso fono. Andrea Pozzer: ciao, il blocchetto di accensione non ha la chip di riconoscimento, non sulle Panda precedenti al 95 o 97, non mi ricordo. In sostanza, se la Panda ha la chiave nera, così come anche la 1, è di quelle ancora con il funzionamento meccanico.
Se la chiave invece è di quelle blu o di quelle rosse, ma in generale di quelle blu, sono quelle codificate, quindi sì, c'è il chip di codifica, che comunque può essere spiantato da una chiave messa su un'altra e la macchina va lo stesso. Carmine 090, ma oltre alla 135 8013, quale gomme posso montare sulla Panda? Le 155 8013, però io consiglio sempre di tenersi 135 perché la macchina consuma meno e scatta di più. Fabrizio, nel video del cambio del faro, mi chiede, era ovviamente un faro anteriore, mi chiede come si fa invece a smontare quello posteriore. Quello posteriore ha due viti, una sopra e una sotto, dalla parte di fuori, basta svitarle e sfilare in fuori il faro. Scusa, ma quanto costa il jack? I jack, dipende dove li vai a comprare, che jack compri, vanno diciamo dai 20-30 centesimi fino a costare anche 5 euro, dipende sempre che jack uno decide di montare sulle cuffie. Alex Vincentini, il videoregistratore JVC, a quanto lo vendi? Lo vendevo a 20 euro, l'ho ovviamente già venduto a questo punto. Riccardo Deida, il vetrino per la lampada, che succede se non lo metto? Parliamo delle lampade da scrivania alogene con il classico vetrino. Non succede nulla, la lampada funziona perfettamente lo stesso, però quel tipo di lampadine può, in seguito a sbalzi di temperature, scoppiare. Succede, a me è successo. E quindi, se c'è il vetro di protezione, scoppia e rimane contenuta dentro il vetro. Se il vetro non c'è, potresti farti del male, quindi è bene metterglielo il suo vetro. Io nella mia ho il blocchetto di accensione motore che non va più, praticamente quando inserisco la chiave gira completamente a vuoto, non fa più nessuno scatto. Potresti dirmi se devo cambiare solo la serratura oppure tutto il cilindretto che blocca lo sterzo? Grazie infinitamente. Probabilmente la serratura, che ha due cornina dietro, che sono quelle che si vanno poi ad agganciare nel blocchetto di serratura e farlo girare, si sono spaccate. A me era successo sull'altra Panda che si spaccasse una delle due cornina, ma funzionava lo stesso anche se ballava un po'. Se si spacca tutte e due, chiaramente poi gira a vuoto. Devi provare a vedere, se sono spaccate quelle due, si cambia solo il blocchetto, altrimenti bisogna cambiare la struttura della serratura, compreso il blocco a sterzo. Ma hai mai cambiato l'olio trasmissione su una delle tue Panda? Sì, l'ho cambiato su tutte le mie Panda, tranne la Yang. Sì, a parte la Yang, la prima che ho avuto, tutte le altre ho fatto il cambio dell'olio, del cambio, perché era sempre stato olio vecchio. Ho fatto un video, lo vedrete la prossima settimana, su appunto come si fa questo lavoro di cambio dell'olio. Comunque è molto banale, si tratta di svitare due tappi. Francesco, ottimo video, non sono riuscito però a trovare la playlist del videocorso di cui parlavi. Purtroppo, come ho detto in una live, perché se volete vi linko qua, il videocorso sul videoregistratore ho dovuto toglierlo per ragioni di copyright, quindi non c'è più.